Giallo. Domanda: se vi chiedessi di associare il colore giallo ad un brand appartenente al settore della fotografia, cosa mi rispondereste? Indovina? È facile. Bravo! Nikon! Ma cosa ci facciamo qui oggi? Soprattutto perché ci siamo vestiti di colore giallo? Quest'estate ho partecipato al contest Nikon Master Director edizione 2019, nonché seconda edizione di questo talent show, social talent show per videomaker. E che dire, volevo raccontarvi della mia esperienza. Benvenuti, io sono Maurizio e questo è Control Video, la prima vera scorciatoia da tastiera che ti permette di avere il controllo dei tuoi video. Siamo alla continua ricerca di novità, di qualcosa che sia diverso dal solito, dall'ordinario, qualcosa di nuovo, di fresco. Quando però poi la troviamo, ce la mettono davanti, ce l'abbiamo proprio sotto il naso, guarda, lo vediamo davanti a noi, un bel pacco sbrilluccicante, infiocchettato, lasciamo stare, perché non ci crediamo, perché siamo scettici, perché non può essere vero, non è vero. Siamo così maledettamente abituati a restare nella nostra zona di comfort, perché così è più semplice, è più facile, così ci hanno sempre abituati e pensiamo che sia giusto, ma non è così. Tutti noi conosciamo una persona che più o meno fa questo ragionamento, io ne conosco una e ce l'avete proprio qui davanti a voi. Di base sono una persona che sta bene, non posso assolutamente lamentarmi, ho il mio lavoro, ho i miei guadagni, mi piace il mio lavoro, quindi mi diverto quando lo faccio. Ho una famiglia e degli amici a cui voglio bene e che mi dimostrano il loro affetto. E mi ritengo una persona assolutamente fortunata ad essere riuscito a trovare un equilibrio nella sua vita. E questo equilibrio è armonioso, è bello e mi permette di vivere serenamente. Adesso mi spiegate per quale incomprensibile motivo io debba partecipare ad un social talent show per videomakers? Infatti, un motivo non c'è. Eppure ci sono cascato. Il giorno prima allo scadere delle candidature, ho cliccato su quel bottoncino. Iscriviti, c'era scritto. E io, bam! Ancora non ero consapevole, ma avevo appena schiacciato un detonatore. Nikon Master Director, il primo social talent show in filmmaking e direzione della fotografia. Sono Aldo Ricci, filmmaker e video influencer, con me c'è Riccardo Petrillo, regista e DOP, e insieme sceglieremo il vincitore Nikon Master Director 2019. Ed in questa mia trappola ci sono cascati altri centinaia di videomakers provenienti da tutta Italia, in 8 città diverse. Tanti chilometri percorsi ed un livello sproporzionato di passione mista a tanti tanti sorrisi. Allora, vediamo se me le ricordo tutte. Milano, Napoli, Venezia, Bari, Roma, Catania, Torino, Bologna. Queste le tappe di questo incredibile tour firmato Nikon. Non volevo candidarmi, ripeto, ed è finita che l'ho vinto. Questo succede quando si fanno delle cose nuove. Quello che può succederti è questo, che vieni colto di sorpresa e in qualche modo ti convinci che non bisogna mai abituarsi ad una situazione stazionaria di fare le cose si evolvono, le cose vanno avanti. Io in prima persona non potrò mai accettare il fatto che il mio lavoro debba in qualche modo fossilizzarsi in un certo tipo di abitudini. Ecco, appunto, il mio lavoro non voglio che debba mai diventare un'abitudine, perché sarei in quel punto consapevole che probabilmente mi dovrei inventare qualcos'altro per farlo funzionare, per fare in modo che il mio lavoro continui ad essere un gioco e non diventi mai un lavoro. Ecco, questa cosa è importante. Una persona che riesce a far proprio un pensiero del genere può partecipare ad un contest come questo. Adesso per un attimo facciamo finta che siamo riusciti ad andare oltre la nostra zona di comfort. Che cosa potrà mai darmi un contest del genere, una situazione, delle circostanze di questo genere? Sicuramente io metterei al primo posto il confronto con nuova gente e appunto la conoscenza di queste persone, perché è importante fare rete. In qualunque tipo di lavoro, soprattutto se sei un libero professionista, un freelance, bisogna far rete, perché le conoscenze ti portano a maturare quelli che possono essere i tuoi pensieri, ti possono portare a nuove collaborazioni, ti possono portare all'idea della vita, a tante belle cose.
positive, solo positive, possono portarti a riflettere su un qualcosa a cui non avevi mai pensato. Quindi partecipando ad un contest di questo genere, sicuramente facendo rete di persone che sono come voi, sono videomakers come voi, non potrà che farvi del bene. Quindi se potete, partecipateci. Poi mettersi in gioco, capire quali sono le proprie difficoltà e come superarle, quali sono i propri limiti e come andare oltre, misurarsi con gli altri e soprattutto con se stessi. Ed infine vivere un'esperienza non convenzionale, un qualcosa che sia fuori dal comune. Questa cosa ti darà la possibilità di avere sicuramente nuovi stimoli, nuove idee e di ripartire con un nuovo asset da guerra che possa permetterti di fare tante cose nuove, tante cose belle, tante cose in più che prima magari non avresti fatto. Ok, ma adesso parliamo di quello che è stato questo contest nel vivo del suo essere, di come si è sviluppato dall'inizio alla fine. Ci sono state principalmente tre fasi che hanno permesso che questo si potesse sviluppare dal punto A al punto Z. Z, come Nikon Z6. Z6. Nikon Z6. C'era una volta il signor Nikon Master Director che disse al suo popolo: cari videomakers, se voi riuscirete a superare delle coraggiosissime sfide e a percorrere delle strade di terra mai battuta, diventerete dei filmmakers pronti a qualunque tipo di cosa e avrete la mia benedizione. Nikon Master Direction, il primo talent show più famoso in Italia per videomaker. Casting qui a Bari, incrociamo le dita. Due categorie, passion e pro. Videomaker che lo fanno per passione e videomaker che lo fanno per professione. Tre fasi. Fase 1, noi tutti ci siamo recati nei luoghi di incontro delle varie città, per esempio io ho partecipato alla tappa di Bari, e in questa prima fase quello che i due giudici richiedevano, e cioè Aldo Ricci e Riccardo Petrillo, era quello di presentare loro un video di 15 secondi dove tu facevi un attimo capire chi eri e cosa facevi e come lo facevi, e soprattutto perché volevi partecipare a questo tipo di contest. Allora, raccontaci un po' chi sei, cosa fai e perché sei venuto qui. Io mi chiamo Maurizio, ho 25 anni e faccio video. Il video che ci hai portato, che cosa rappresenta? Il video che vi ho portato, io l'ho inteso come una sequenza di immagini che a me potevano piacere girate in passato. Guardiamola. Ciao, sono Maurizio Masciopinto. Ok ragazzi, pronti? Diretto, sceglietemi. Ha giocato bene con la musica, con i titoli. Perché dovremmo sceglierti? Ragazzi, non vi basta tutto questo, quanto sono bello, adrenalinico, felice. Questo sono io, questo siete voi, questo è Nikon Master Director. Grazie, basta, fatto tutto, fatto la chiusa, perfetto. Quindi fase 1, andata, superata, oddio, l'ho superata, fase passo alla fase 2, pazzesco. Nella fase 1 ci hanno comunicato che avremmo dovuto condividere poi la sfida successiva, quindi inerente alla fase 2, con il nostro compagno Passion, che ci sarebbe però stato comunicato il giorno stesso. Lavorerete in squadre. Nella prossima sfida giocherete a coppie, un pro e un passion, ma non saprete con chi sarete in coppia fino al giorno della sfida. Quindi, da questa prima fase di casting sono uscite 4 persone selezionate che avrebbero poi partecipato alla fase 2, alla sfida che ci sarebbe stata nella seconda fase. Questa seconda fase invece prevedeva la realizzazione di un video secondo delle linee guida dettate da un brief. Ciao ragazzi! Benvenuti, ben ritrovati in questa nuova tappa del Nikon Master Director. Siamo tra Bari e Matera, più precisamente a Matera, capitale europea della cultura 2019. La sfida di oggi è la realizzazione di un video emozionante. Ogni tappa, ogni città del tour aveva un proprio brief e i videomaker selezionati nella fase precedente dovevano eseguire quelle indicazioni che c'erano appunto, che ci sono state poi indicate a seguito di questa seconda fase. Io ero in squadra con il mio compagno Giampiero, con cui abbiamo condiviso dei bei momenti, almeno io un bel ricordo. Diciamo che ci siamo trovati da subito benissimo. Lui sperava di essere in coppia con me perché lo sperava. Sì, no, così, perché mi sei sentato. Ci siamo supportati, ci siamo fatti forza, ci siamo divisi i compiti così come era giusto fare. Quindi le persone che ti fanno sentire a casa, comunità di tutti, Matera,
Ok. Faccio un paio di primi piani. Ora vediamo, ok. Dai, chiamami di nuovo. Come sta andando? Allora, come sta andando? Ci siamo divisi i ruoli, io okay. sono qui con la persona da intervistare tra molto molto poco, invece il mio compagno di squadra è andato a fare dei b-roll per Matera. Poi proclamiamo la squadra che andrà alla finale del Nikon Master Director. La squadra. Vincitrice. È... La squadra nera. Bravi ragazzi. Bravi. Siamo arrivati in finale. Milano, aspettaci, arriviamo. Fase 3. Siamo arrivati a Milano e pioveva tantissimo al nostro arrivo. Infatti ricordo che ci siamo super coperti e... Ragazzi, siamo a Milano! Non ci crediamo, ovviamente sta super piovendo e facciamo questa storia mentre attraversiamo perché è più avventuroso. Sì. Nikon Master Director! Sicuramente questa è stata la fase più divertente di tutto il contest, perché ti ritrovavi a confrontarti con tutti i vincitori che provenivano dalle diverse tappe d'Italia, con cui non solo ti confrontavi e gareggiavi se vogliamo, però soprattutto socializzavi, ci diventavi amico. Pensate che con alcuni di loro io ancora mi sento e... Ragazzi, attenzione al 3 Nikon Master Director! 1, 2, 3! Nikon Master Director! Ragazzi, alla nostra, a noi, alla Nikon, Maurizio Pagan, Pagani Passion, sì! E siamo rimasti in contatto e questo è il valore aggiunto che può darti un talent del genere, questo tipo di contest, perché poi a prescindere da come possa andare, sicuramente ti misura, ti mette in contatto con tanta bella gente e ti permette di portare avanti anche dei rapporti sani, come è capitato a me, con gente che condivide una tua stessa passione. Ma va bene, veniamo alla sfida. 4 ore di tempo a disposizione per pensare un video, scrivere un video, girare un video, editare un video, consegnare un video. Ce la faranno i nostri eroi? Certo che ce la faranno. Non avevamo mica alternativa, eh? Quindi, una volta lì, Aldo e Riccardo ci hanno comunicato quello che avremmo dovuto fare. E cioè... Adesso però è arrivato il momento di dimostrare il vostro valore e le vostre qualità per vincere il titolo di Nikon Master Director. Sulla vostra scrivania avete una Nikon Z6, che è quella che vi ha permesso di arrivare a questo momento, ma non solo. Anche una frase, Catch of Tomorrow, lo slogan di Nikon. Buona sfida! Nikon mette sul piedistallo una camera appartenente alla nuovissima serie Z, Nikon Z6, avente lo slogan Capture Tomorrow, cattura il domani. Bene, sulla base di questa singola indicazione noi avevamo il compito di costruire un video promo relativo alla camera e nulla, vi faccio vedere quello che è stato il mio risultato. Ok, questo è il risultato che mi ha permesso di vincere il contest. Come ho realizzato questo video? Non appena ci hanno dato il via, ho pensato subito a scrivere un copy che dovesse riguardare l'argomento tempo. Capture Tomorrow, cattura il domani, mi fa ricollegare appunto al concetto di tempo domani, oggi, ieri. Per cui ho detto, oggi noi siamo sempre così... abituati a non avere tempo, e questo è il nostro problema. Quindi se c'è un problema c'è anche una soluzione. Ho voluto che quella soluzione fosse proprio questa Nikon Z6.
perché noi oggi abbiamo sempre poco tempo a disposizione, vorremmo fare tante cose, ma non possiamo farle perché non abbiamo quel tempo necessario. Non ci è concesso. Per questo, noi grazie a questa camera possiamo catturare questo tempo e portarlo con noi anche nel domani. E da questo poi Capture Tomorrow Nikon Z6. A livello tecnico, da subito ho scritto un copy appunto che rimandasse a questo. Inizialmente il copy non mi soddisfaceva al 100%, però ho detto magari ci posso pensare strada facendo, e così ho fatto. Mentre facevo queste riprese cercavo di trovare magari delle parole che potessero più avvicinarsi a quello che volevo comunicare, che potessero trasmettere in maniera migliore il messaggio che volevo veicolare al mio contenuto. Molto bene, ho raccolto le mie immagini, immagini che rimandavano al movimento, al dinamismo, ho raccolto quelle che erano delle inquadrature di tre generazioni differenti, perché si vede una bambina su un monopattino, si vede anche un bambino su uno skate, però ovviamente sono bambini, non li ho voluti riprendere in volto. Dopodiché si vedono due signori anziani, una coppia di signori anziani che passeggiano allegramente, e poi c'è questa ragazza, Denise, ciao Denise, a cui appunto potevamo chiedere di farci da modella, con cui abbiamo girato diverse scene. In fase di montaggio ho subito ricercato una soundtrack che potesse rimandarmi ad un mood molto frizzante e al tempo stesso con un ritmo molto serrato. L'ho trovata, messa in timeline, importato le mie clip, taglia, 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 tagli fatti, montiamo. Ho voluto giocare molto con la grafica, perché il concetto era questo. Il mio video volevo funzionasse anche senza immagini, ma solo con la grafica. Infatti, se togliete tutte le clip video al mio montaggio e lasciate solo la grafica che comunica il messaggio a livello testuale, forse potrebbe anche funzionare. Magari ci mettete solo l'ultimo paio di inquadrature e potrebbe ancora starci il video. Secondo me, perché penso che in questo caso, per come ho impostato io il video, le clip video vanno a rafforzare il copy che ci ho scritto. Non è il contrario, bensì si va ad instaurare questo meccanismo qui. Ma ad ogni modo, copy fatto, clip video fatte, leghiamole, abbiamo creato un certo risultato. A conclusione del video vediamo questi tre colori differenti, queste tre tonalità di giallo differenti, poggiarsi su un cartoncino nero, che in un primo momento sono solo dei colori, però poi si trasformano in una coloratissima farfalla gialla. E di qui poi Nikon Z6, Capture Tomorrow. Letto. Ah, 3, 2, 1, non ti muovere, sta accadendo una cosa, non ti muovere. Quindi è come se, almeno a mia interpretazione, in un primo momento noi abbiamo con noi questi colori, poi sta a noi farli diventare in un futuro una bellissima farfalla colorata. E in questo caso giallo. Quindi, ricapitolando, ho scritto un copy che potesse trasmettere al meglio il mio messaggio allo spettatore. Ho raccolto quelle immagini che potessero legare al meglio, che potessero legare bene con quel copy. Ho montato il tutto in timeline e ho cercato insistentemente quella soundtrack che mi permettesse di conferire al tutto un ritmo molto veloce, serrato e presente. Al fine ho cliccato su export e ho consegnato. Boom! Maurizio Mascio Pinto! Io così. Maurizio Mascio Pinto! Aspetta, non ho capito bene. Ed è lui il vincitore per la categoria Pro della seconda edizione del Nikon Master Director. Eccolo qui. Penso che questo sia un contest molto ben organizzato in via strutturale e in via procedurale. I ragazzi di Trepler sono stati incredibili, bravissimi, ci hanno trasmesso la loro energia attraverso la loro positività contagiosa. Ah, e a proposito, tutte le immagini che avete visto scorrere fino a questo momento sono opera loro, sono stati loro che durante tutto il tour hanno registrato queste immagini raccontando quelle che sono state le varie sfide e potendoci permettere di riguardarle assieme come
come stiamo facendo in questo momento. E poi i due giudici, Aldo e Riccardo, che non si limitavano solo a darci dei giudizi, ma anche fungevano da coach e motivatori attraverso i loro preziosi consigli. E quindi direi di chiudere così. Capture Tomorrow. Oggi fai il contest, domani potrai portarlo con te. Un po' come ho fatto anche io. Ieri ho fatto il contest e da qui in avanti potrò portarlo sempre con me nel cuore, confezionato in un bellissimo ricordo. Di qui Maurizio, questo era Control Video e noi ci vediamo in un prossimo episodio.